Buongiorno ragazzi, è un nuovo giorno qui a Budapest. Oggi andiamo a visitare le terme. L'unico problema è che mi sono scordato il costume. Il biglietto d'ingresso che costa 15 di euro circa. Però prima passiamo a fare colazione. American coffee. American coffee. Come sempre, una super colazione con un caffè americano. Due cornettini al cioccolato. No, Nutella. Speriamo. Buona super colazione, siamo arrivati alle famosissime terme di Budapest. Siamo finalmente entrati nelle terme. Io sono scaduto il costume a casa, quindi adesso dovrò noleggiarlo. Siamo pronti? Andiamo fuori? Eccoci! Oh, bella acqua pulita! Sì! Fuori è freddissimo e dentro si bolle proprio, cioè si può mettere la pasta. È freddo! Che urlo! Ci sono 27 gradi dentro la piscina e 9 gradi fuori. Ora ci vogliamo trasferire alla piscina freddissima per poi andare alla sauna. Ok, usciamo? Dai. Freddissimo. Oh, mi sto a congelare. 40 gradi. Dai che buttiamo la pasta. Adesso andiamo a fare la sauna a 80 gradi. Cosa chiede a San Gennaro? Dov'è l'asta? Vedi? La visita alle terme è finita. Noi ci rivestiamo, andiamo nello spogliatoio, ci laviamo al volo e poi andiamo a farci un giro in centro, che ci sono ancora cose che non abbiamo visto, come il castello e la basilica di San Mattia, eccetera. It's going to be opened trolley trolley from this time to no metro because it's Sunday. Again, trolley bus. Oh, no, because it's Sunday, it's trolley bus. Stiamo aspettando il pullman e andiamo verso il bastione dei pescatori. Piet che fa le foto istantanee e le mette subito direttamente su Instagram. Infatti appena fa la foto è già su Instagram. Viene una brutta pesca. Ci hanno appena detto che sta arrivando le cariche molto importanti cinesi qui a Budapest. Infatti hanno chiuso tutte quante le strade e ci tocca andare in centro a piedi. Questo punto in pratica è composto da 7 torri principali. Siamo appena entrati nella chiesa di San Mattias. Il biglietto d'ingresso costa 1000 fiorini, quindi circa 3 euro a testa.
chiude alle 17. Infatti appena siamo entrati perché sono le 4.45. Purtroppo queste chiese si chiudono sempre presto. Infatti a Cracovia non siamo entrati, non siamo potuti entrare perché è chiuso alle 16. Erano le 16.10 quando sono di noi. Però questa è molto molto bella. Il tuo va in altezza, dai, il mio va in altezza. Come nella realtà. Finalmente siamo riusciti ad uscire di casa dopo 40 minuti che Martina si doveva truccare, preparare tutto quanto. Ma che truccare? E adesso raggiungiamo gli altri che stanno già nella galleria dove siamo andati ieri a mangiare spagnolo. Marti, andiamo a mangiare. Ragazzi, abbiamo beccato un locale che si chiama Makery, DY, che sarebbe do it yourself. Esatto. Si cucina da soli e si mangia qui nei tavoli. Oggi credo quindi sia chiuso, però ieri ci abbiamo trovato persone a cucinare, chi era sul forno. Bello. Cucinava sul forno, chi... Oggi giustamente è domenica e appunto deve essere il locale chiuso, no? Però uno che vuole andare là e non sa cucinare non ci può andare. Che ingiustizia. Il mio ramen è composto da nodoli di riso, noodles di riso, chicken, Mattia, e ci mettiamo un bel pineapple, ovvero ananas, come lo vedi. Sai che ci mettiamo insieme all'ananas? Una bella salsa piccantissima a livello 3, quindi la più piccante di tutti quanti. Speriamo bene allora. Sì, via. Thank you. Con tantissimo, un botto. Ci stiamo trasferendo in un altro locale molto particolare di qui, sempre di Budapest. Abbiamo beccato uno street food così a caso. Ragazzi, è proprio questo il locale, lo Zimpla Bar. L'ultima serata qui a Budapest è finita, sono circa le 11:30, domani verso le 4 passa il taxi. La prossima. No? Passa il taxi a prenderci sotto casa, speriamo. Vedremo il taxi che ci porterà in aeroporto e poi aspetteremo l'aereo che ci riporterà in Italia a Ciampino domani mattina verso le 8 circa. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ragazzi, alle 4 si riparte, le valigie vi entrano? Siamo appena atterrati qui a Ciampino e il viaggio finisce qui. Pietro, come ti è sembrato questo video? Ti è piaciuto? Sì. È rimasto con le secondo le sue aspettative? Cracovia. Anche Petrovski. La Cracovia del cuore. Saluta lì. Paese del Pietro. Prossimo video.